tieni avanti. Ancora? Ok, ancora, un po' avanti, ci sei quasi. Eccola. Questi sono scherzi da caserma, ragazzi. Ok. Questa è una Mazda. È una Mazda 2. È una Mazda 2, però non era difficile. Queste nervature qui, nel suo segmento d'appartenenza, ce le ha solo lei. La Mazda 2 è nata originale. Pensate alle scelte progettuali, alle scelte tecniche, come quella del motore aspirato, un 1500 che è stato adottato negli anni in cui il downsizing era imperante. Lo stesso approccio originale è stato adottato anche nel design. E gli interventi di questo Model Year 2017 non hanno intaccato i pilastri del progetto, che sono due: lo stile Kodo e la filosofia costruttiva Jinba Itai. L'espressione deriva dallo yabusame, un'antica arte marziale giapponese che è il tiro con l'arco da cavallo e che per la Mazda indica la connessione fisica tra il cavaliere guidatore e l'auto. Sulla Mazda 2 questi concetti vengono espressi in una miriade di particolari. Prendiamo per esempio i tratti distintivi del design Kodo. Muscoli bene in vista, propensione al movimento e abitacolo arretrato. Ecco, questo punto della carrozzeria, apparentemente insignificante o comune a un primo sguardo, è proprio l'elemento dove la Mazda 2 esprime il massimo della sua originalità. In un segmento come il B, quello delle utilitarie, dove tutti tendono verso forme da monovolume per massimizzare la volumetria a bordo, la Mazda ha fatto l'esatto contrario: arretrare il montante di 8 cm per privilegiare le proporzioni tra il primo volume e quello dell'abitacolo. Questa scelta porterebbe a pensare distinto che lo spazio a bordo sia diminuito rispetto alla generazione precedente, ma in realtà non è così, perché, sempre a proposito di elementi di design che è difficile individuare a prima vista, c'è stato un altro aggiustamento, che è stato lo spostamento dell'asse anteriore in avanti di altri 8 cm, la stessa misura di cui è stato spostato indietro il montante A. Ed è proprio così che la Mazda è riuscita a recuperare lo spazio perso per le gambe degli occupanti. Ecco, adesso invece mi sono spostato nell'abitacolo per seguire le tracce della filosofia Jinba Itai, di questa connessione fisica tra l'uomo e la macchina. Prendiamo per esempio i sedili. Guardate lo schienale com'è alto. Questa è una scelta comune a molti modelli della Mazda che serve ad incrementare la superficie di contatto con la schiena di chi siede a bordo. Il risultato, secondo la casa, è stato di un incremento del 30%. Anche il contenimento laterale è stato sviluppato in quest'ottica di incrementare il senso di connessione con la macchina. Guardate i fianchetti quanto sono sviluppati, quasi quanto quelli di una sportiva. Ma è solo quando l'auto è in moto che emerge tutta la confidenza che si crea tra la macchina e chi guida. La reattività dei comandi, la sensazione di controllo diretto che si ha con lo sterzo di una Mazda fra le mani riesce sempre a stupirmi. Ecco, è proprio in questo apparentemente piccolo dettaglio del suo carattere che la 2 mi ha ricordato la Mazda più famosa del mondo, la MX-5.